amanti di assist sportiva, appassionati di calcio, ben trovati dal Monterisi di Cerignola, dove è appena terminata la gara tra l'Audace e il Minervino, vinta nettamente dall'Audace 7-1. Siamo in compagnia del mister Massimo Gallo. Mister, settima vittoria consecutiva, 28 gol fatti, 3 soli subiti, un percorso sempre più netto quello dell'Audace. Normale, perché noi, come già ripeto spesso, abbiamo un unico obiettivo, quello di vincere il campionato, quindi dobbiamo per forza andare e continuare di questo passo. Oggi un'altra vittoria importante, ha cominciato con 4 punte pesanti, un nuovo esperimento con la Salandra, Morra, Moruso e Di Pasquale tutti insieme, come le è sembrata? Insomma, non sono proprio contento, insomma, della situazione, però ho visto la volontà dei ragazzi almeno di applicarsi a questo nuovo modulo, però in proseguo vedremo un po'. Dopo questa ennesima dimostrazione di forza, l'interrogativo comunque resta: chi fermerà questa Audace? Così non ci fermerà nessuno, naturalmente, però noi abbiamo grande rispetto sempre delle squadre avversarie che andiamo a incontrare, però sapete, l'obiettivo nostro è quello di vincere tutto quello che sta da vincere. In settimana adesso ci sarà un doppio appuntamento contro lo Stornarella, una vostra diretta inseguitrice. Prima la Coppa, ci sarà l'occasione per far giocare un po' le seconde linee, visto ormai la qualificazione ormai quasi in ghiaccio? Ma non vedremo, perché dobbiamo vedere pure gli infortunati, la situazione che si è creata anche oggi. Abbiamo anche qualche giocatore che sta recuperando piano piano, vedremo un po' se dargli la possibilità. Con calma, poi fino a giovedì vediamo un po' di risolvere il problema. Per chiudere, giovedì giocherete in casa, poi domenica in campionato in trasferta. Una vostra eventuale vittoria metterà quasi, forse già sicuramente, il punto esclamativo su questo campionato? No, più che altro, se dovessimo vincere sia la Coppa Italia, giovedì in Coppa Italia, che domenica, naturalmente abbasseremo un po' le ali dell'entusiasmo dello Stornarella, però come già ho precisato prima, grande rispetto per lo Stornarella, ma noi dobbiamo fare bottino pieno. Ok, grazie mister e complimenti. Grazie a voi. Siamo con Gigi La Salandra. Gigi, sei ritornato dall'infortunio, hai segnato a Margherita, oggi un'altra prestazione importante, 4 assist, una doppietta, migliore in campo. Sì, per me era importantissimo ritrovare subito la condizione dopo un mese e mezzo di infortunio. Avevo voglia di dare una mano alla squadra con gol, assist, far divertire la gente. Ci sono riuscito dopo un paio di partite non al top, adesso ho ritrovato la condizione. Quanto è bello ed emozionante tornare a segnare qui al Monterisi, per di più anche con la fascia da capitano? Sì, è una bellissima emozione, anche perché l'ho vissuta per tanti anni e ritrovarla sembra passarci sempre per la prima volta, è sempre bello e entusiasmante segnare poi con un pubblico del genere, anche in prima categoria, che dà sempre il meglio, il massimo più che altro, tra tifosi e gente, famiglie, bambini, fa molto piacere, ecco. Oggi un'altra vittoria, la settima consecutiva, ennesima dimostrazione di forza dell'Audace, per di più oggi un esperimento del mister Gallo con i 4 tenori tutti in campo. Sì, è un esperimento che magari ci può servire in futuro. Ho provato, ma il ruolo più faticoso l'ho fatto io, facendo il fluidificante, che non avevo mai fatto, però comunque è andata bene, magari da provare in futuro se ne avremo occasione, ecco. In settimana incontrerete 2 volte il Reali City Stornarella, in Coppa prima e poi in campionato, con 2 vittorie metterete il punto esclamativo su questa stagione sia in Coppa che in campionato? Sì, in Coppa siamo avvantaggiati dal risultato dell'andata, però per il campionato è ancora lunga, magari ci può far staccare in classifica, però non è ancora finita. Gino, per chiudere, una curiosità: come essere arbitrati da una donna? Bellissimo, devo domandare l'amicizia su Facebook. Grazie Gino, complimenti.